Il convento, sorto in onore della Santa Maria della Grazia e poi passato sotto la cura dell'Ordine dei Padri Domenicani nel 1561, è ubicato su Via di Mezzo. Il frontone, bellissimo e sobrio al tempo stesso, è adornato da due finti colonnati finemente decorati sui capitelli, che terminano con un parapetto a mezza altezza, sopra il quale si sviluppa un'altra sezione simile alla sottostante, ma differenziata solamente da un rosone centrale. Esso è adornato in alto da una scultura in pietra simile ad una corona. L'interno è finemente decorato e impreziosito dalla mano creativa di straordinari pittori, ricco di importanti riferimenti religiosi e spirituali legati al culto di San Domenico e della Madonna del Rosario, ai quali sono dedicate due grandi tele. L'altare centrale è in stile barocco e, come altri preziosi angoli all'interno del convento, è finemente decorato. Uno straordinario affresco, collocato nella muraglia sul lato destro del sacro edificio, rappresenta il collegamento tra le gesta eroiche del saraceno della Torrella e il devoto culto alla Madonna delle Grazie. Esso raffigura l'immagine della Madonna col bambino, che impugna tre dardi nella mano destra e il libro del Vangelo nella sinistra, e sovrasta una chiesa, forse la cattedrale di Otranto, dai cui finestroni fuoriescono spaventose fiamme e il cui portone appare sbarrato. Qui i turchi vengono raffigurati sventolando insegne contrassegnate dalla mezzaluna, mentre brandiscono armi e picconi in movimento d'assalto alla grande chiesa, mentre davanti al portale giace un eroe ucciso dalle milizie turche. Con la morte di Giovanni Antonio Saraceno della Torrella, i cittadini di Andrano, per paura di essere assediati dai turchi, fanno appello alla Santissima Vergine per aver graziata la vita, erigendo in suo onore codesta chiesa.